Colpo alle famiglie mafiose di Brancaccio e Ciaculli. Polizia e carabinieri di Palermo hanno eseguito 31 misure cautelari, smontato il sistema di aiuto alle famiglie dei carcerati. Luigi Ferraiolo. Siccome allora c'è un'urgenza, che bisogna qualche centro, bisogna, questo povero fortunato. Nemmeno la vicinanza di un commissariato ha salvato dalla richiesta del pizzo un imprenditore edile di Ciaculli. Totò Riina aveva abolito quello storico mandamento facendolo chiamare Brancaccio, perché non voleva sentir parlare più della famiglia da sempre egemone in zona. L'operazione di oggi dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo ha inferto un duro colpo al mandamento di Ciaculli, un mandamento storicamente governato dalla famiglia Greco. Un mandamento che non disdegna ancora oggi di mantenere salde le tradizioni di Cosa Nostra sul controllo del territorio, sulla gestione delle acque, ma soprattutto sulla senzaleria, nella compravendita dei terreni. Ma le vecchie abitudini tardano a morire, come dimostra l'operazione di carabinieri e polizia di questa notte che, su ordine della DDA di Palermo, ha smantellato i clan della zona. Una operazione importante perché smonta il sistema di assistenza ai mafiosi carcerati e alle loro famiglie. Una mafia che mantiene ancora i legami sul territorio attraverso il controllo dei terreni, il controllo dell'irrigazione, ma che comunque non disdegna di guardare altrove a quello che sono i nuovi investimenti, a quelle che sono le scommesse clandestine e il traffico internazionale di stupefacenti. Infatti i clan di Brancaccio, Corso dei Mille, Roccella e Ciaculli avevano ripristinato negli anni la senzaleria, cioè la percentuale a Cosa Nostra sulla compravendita di immobili, ma anche tutte le altre forme di controllo del territorio, oltre allo spaccio di droga per incassare fondi, almeno 80.000 euro a settimana, per lo più destinati al mantenimento delle famiglie dei detenuti, 31 gli arrestati, 29 in carcere, 2 domiciliari. Allora, capisci come ci sono esigenze.